Se pensiamo oggi alla soluzione di automazione più diffusa nel mondo della macchina utensile, ovvero il direct loading, dove il robot è impiegato per il carico in macchina dei pezzi grezzi e lo scarico dei pezzi finiti, ci rendiamo subito conto del suo più grosso difetto, ovvero che, terminato il lotto di produzione, il centro di lavoro deve necessariamente essere fermato per il suo riattrezzaggio. Normalmente questa operazione viene svolta dall'operatore e va da sé che più avremo lotti di piccole dimensioni, più questa operazione sarà frequente nell'arco della giornata e di conseguenza più tempo il nostro centro di lavoro resterà fermo causa riattrezzaggio. Per ovviare a questo inconveniente possiamo rivolgerci a soluzioni automatizzate che sfruttano il sistema Shunk NSR. Questo sistema è costituito da un modulo da fissare al polso del robot che, grazie ad un'attuazione pneumatica, è in grado di afferrare da un magazzino e rilasciare in macchina utensile dei pallet sui quali è presente l'attrezzatura necessaria a lavorare il lotto corrente. Per permettere ciò, la tavola della macchina utensile viene equipaggiata con i moduli del sistema .0 Shunk Vero S, che hanno il compito di serrare e centrare il pallet con una ripetibilità inferiore ai 5 micron. Il sistema Shunk NSR è costituito da 4 taglie differenti di modulo in grado di movimentare pallet con peso fino a 1000 kg. Un altro grande vantaggio nell'automatizzare un centro di lavoro con una soluzione di questo tipo risiede nel fatto che può lavorare in un contesto completamente non presidiato, quindi di notte e anche nei weekend.